imparare le domande. Sì, bene, poi vi daremo la parola così avrete modo di dire anche la vostra, perché io cercherò di tagliarvi il meno possibile. Tuttavia, proprio sulla base delle suggestioni degli interventi che mi hanno preceduto, cercherò di dare invece una lettura della matrice complessiva in cui ci troviamo, perché come diceva precedentemente Ferretti, è giusto uscire un po' dal proprio ambito, perché finché ciascuno guarda il proprio ambito rischia ovviamente di fare un'analisi magari perfetta per quanto lo riguarda, ma di perdere un po' il disegno complessivo. Partirei da questa considerazione. Noi, se vi ricordate bene, nel quadriennio 96-2000 iniziò in Italia un grandissimo dibattito sull'autonomia scolastica. Ovviamente il dibattito portò poi a quello che noi conosciamo essere oggi il modello della scuola dell'autonomia. Una scuola dove di autonomo non c'è assolutamente nulla. Io direi che dobbiamo parlare di isole in un certo senso autocratiche, laddove abbiamo dei dirigenti che a volte si inventano anche l'interpretazione della normativa, e laddove il personale è gettato allo sbaraglio. Questo tipo di scuola che veniva prefigurata allora aveva dietro di sé una filosofia e un disegno che non era solo quello dell'impoverimento, della dequalificazione, da rendere dequalificante, avvilente il lavoro dei docenti e la permanenza degli studenti, ma mirava proprio a quel che era il disegno complessivo della ristrutturazione capitalistica. Perché se noi guardiamo quello che succede nella scuola pubblica, dalla scuola dell'obbligo fino alla scuola superiore, a quel che succede poi nel mercato del lavoro, sia nello sbocco lavorativo, sia nel passaggio all'università, ci rendiamo conto che potremmo riassumere tutto questo disegno con alcune parole chiave. E quali sono queste parole chiave? Beh, innanzitutto la prima parola chiave che mi viene in mente è la parola precarizzazione. La precarizzazione totale, precarizzazione del posto del lavoro, precarizzazione dello sbocco futuro del lavoro, precarizzazione di chi lavora, per cui salta un pochino la distinzione, o meglio, tende a saltare la distinzione tra il precario e colui che invece ha il posto di ruolo, che diventa sempre più, guarda caso, precario anch'esso. Precarizzazione del futuro, a fine termine lavoro, basta vedere la vicenda scandalosa e ignominiosa degli esodati, cioè persino quelli che erano stati dei diritti acquisiti vengono spazzati via per la decisione di una ministra che si inventa una controriforma che fa piazza pulita in un colpo solo, tanto dei diritti quanto della vita delle persone, perché di fatto gli esodati sono spesi in un limbo dove non hanno né più il salario né nemmeno la pensione, cioè ci troviamo in una situazione davvero dove la parola precarietà, precarizzazione, diventa la parola centrale, l'asse portante della società futura. Società futura che deve essere ovviamente compensativa di quella che è la crisi capitalistica. Come diceva, citando appunto lo studio di Gates, è evidente che la rivoluzione informatica produce di fatto un problema su quelle che sono le occupazioni classiche tradizionali, e da questo punto di vista è evidente allora che bisogna selezionare sempre di più e formare sempre di più dei lavoratori che siano precari, flessibili. Ci fate caso che la parola d'ordine anche del Matteo Annuncio Renzi, io lo chiamo Matteo Annuncio Renzi, visto che è un annuncio, è flessibilità. C'è la crisi, cosa ci vuole? Più flessibilità, la risposta è quella, ci vuole più flessibilità e noi la traduciamo in quella che è la sua vera essenza, ci vuole più precarietà.
perché se sei precario, a quel punto non puoi alzare la testa, non puoi esprimere un punto di vista, sei vittima totale dell'arbitrio, chiunque può decidere, non ti sta bene questo posto di lavoro, beh, guarda, dietro questa porta ho la coda, e la fila di persone che aspettano e ambiscono a prenderlo questo posto di lavoro, quindi se non ti sta bene, quella è la porta, aria camminare, cioè in fondo questo tipo di messaggio lo vediamo tutti i giorni, basta semplicemente leggere le cronache dei giornali, leggere, ascoltare un TG. Electrolux, altro caso emblematico, è semplicemente una punta dell'iceberg di ciò che è avvenuto. Nel nostro territorio torinese abbiamo un processo di deindustrializzazione, di espulsione della forza lavoro, di precarizzazione della vita di centinaia di migliaia di famiglie che vengono di fatto esautorate da qualsiasi diritto. Cioè, mi si dice chiaramente a questi lavoratori: beh, guardate, sapete che c'è? Se voi non accettate dei salari sempre peggiori e delle condizioni di lavoro sempre più massacranti, noi automaticamente spostiamo la produzione da un'altra parte. Quello è il ricatto a cui si sottopone oggi il lavoratore. Questo è successo ovviamente in forme drammatiche, macroscopiche nel mondo del lavoro privato, ma siccome, come diceva anche Capasso, giustamente il disegno è quello di precarizzare anche i beni comuni, la scuola, la sanità pubblica, è evidente che poi bisogna toccare quelle forme di bene comune, trasformandole in bene di merce, per cui poi da questo punto di vista chi ci lavora dentro, chi ne usufruisce, subisce quello stesso destino. Ma fateci caso, anche da un punto di vista di igiene linguistica, gli utenti sono diventati, guarda caso, clienti, no? E se sei cliente, sei cliente di una merce, di un bene, di un servizio, mentre se sei utente sei un'altra cosa. E questa cosa qui è passata praticamente nel linguaggio comune, nell'immaginario comune, senza colpo ferire. Oggi le scuole fanno a gara per accaparrarsi i clienti. E anche questo è un altro elemento di disturbo, di come dire, che spiega anche quella che è la coscienza collettiva. Queste sono alcune delle tracce che noi dobbiamo leggere se vogliamo capire che diavolo sta succedendo nella scuola pubblica italiana, che diavolo sta succedendo nella sanità pubblica e qual è poi la finalità di tutto questo disegno, perché altrimenti non ci capiamo nulla, altrimenti ciascuno dice: ma io guardo semplicemente a quello che è il mio interesse privato, quello che è il mio destino di lavoratore, però è un destino a quel punto mio, se ciascuno guarda semplicemente il proprio felico, perde di vista quello che è il disegno complessivo. Guardate, nel disegno complessivo noi abbiamo attraversato diversi disegni di vari ministri, perché purtroppo c'è anche questa constatazione amara che dobbiamo fare. Ogni ministro che si avvicenda al ministero, soprattutto dell'istruzione e anche della sanità, che guarda caso sono due ministeri che sono sempre stati al centro della lotta politica perché erano ministeri chiave, abbiamo sempre avuto delle persone che sono andate via via peggiorando, sia nella qualità della scelta, sia nella competenza, cioè sempre più incompetenti, sempre più persone che non sanno nemmeno come è fatta una scuola e vampano di scuola senza sapere nemmeno di che cosa parlano. L'ultima ministra, quella che è arrivata adesso, le prime interviste che ha rilasciato sono state quelle sul taglio del personale ATA, sul taglio dei licei, cioè su delle cose di cui ovviamente lei si fa portavoce, magari anche inconsapevole per certi versi, per quanto riguarda la competenza, dico inconsapevole per quello che riguarda la competenza, non inconsapevole nel senso del disegno generale, e per cui abbiamo personaggi di questa fase
di questa fattura che assurgono al Ministero dell'Istruzione o appunto anche della Sanità e gli altri settori chiave per poi portare la loro opera di devastazione del pubblico. Un esempio tra tutti. Per quanto riguarda la scuola, non è mai tramontato il disegno di far sì che le scuole italiane si in questo processo di progressiva aziendalizzazione e precarizzazione, da un lato ci fosse l'assunzione diretta da parte dei presidi del personale, in modo che il preside a quel punto può scegliersi chi gli va a genio e chi non gli va a genio, così come si presumeva, poi vedremo se questa cosa avrà ancora gambe per marciare, ma io sono, come dire, sempre su questo guardingo, perché so che una volta lanciato il sassolino nello stagno loro poi cercano di fare in modo che l'acqua si muova. Il loro intento è anche quello di scimmiottare altri modelli di scuola. Non è un caso che il vecchio disegno pre-aziendalizzazione, mettendo insieme il pubblico e il privato, mettendo alla guardia dell'istruzione pubblica un consiglio di amministrazione, non è mai definitivamente scomparso dall'orizzonte, fanno tutte, diciamo, rientrano tutti in questo disegno complessivo che da un lato appunto rende precario il rapporto e dall'altro però fa in modo che si venga privatizzata anche la forma di rapporto, sia nel rapporto di lavoro sia nella gestione complessiva della struttura. Accanto a questo poi noi cosa vediamo? Vediamo l'effetto tagli che ha in questi anni è stato per la scuola, è stato devastante, miliardi di euro in meno per la scuola pubblica evidentemente, mentre per la scuola privata si trovano sempre le risorse, che hanno ulteriormente pregiudicato quello che era il livello qualitativo della scuola. Le scuole sono sempre più in situazioni fatiscenti. Oggi abbiamo però il ministro, cioè il primo ministro, appunto Matteo Annuncio Renzi, che annuncia che troverà i miliardi per la scuola pubblica, perlomeno per quello che è la parte dell'edilizia. E poi annuncia anche che troverà i soldi per i lavoratori, anche questo un altro effetto annuncio che però colpiscono nel segno. Perché guardate, uno degli aspetti che secondo me, a me inquieta di più personalmente, è che poi l'effetto annuncio di fatto, ripetuto più volte, e come diceva qualcuno che conosciamo, tristemente famoso, diventa verità. E allora si annunciano queste cose per evidentemente per includere l'opinione pubblica che siamo di fronte a un rinnovamento della politica. Si illudono le persone dicendo guardate che con questo con questa forma di governo andremo verso un'accelerazione, un miglioramento della situazione complessiva, per nascondere quello che appunto invece è un disegno devastante dal punto di vista sociale e dal punto di vista anche democratico. Dove si vuole giungere lo abbiamo già intravisto. La scuola del quiz, la scuola della miseria, miseria economica, miseria morale, miseria culturale, miseria educativa, di sicuro non crea una società migliore, semmai la peggiora. Ma è chiaro che a loro signori questo non interessa. In un mondo diseguale, quel che interessa è che la diseguaglianza cresca, non venga ridotta. Non è un caso che noi ci troviamo dinanzi a un ceto politico, una classe padrona, arrogante, cialtrona e stracciona, che sta facendo di tutto per trasferire ulteriormente tutta la ricchezza prodotta sempre più nelle mani appunto di un ceto politico sempre più ristretto, dove invece tutti gli altri sono esclusi dall'accesso ai servizi, sono esclusi dall'accesso all'istruzione. Guardate i dati di oggi, noi abbiamo una situazione in cui gran parte della popolazione italiana non accede più alle cure mediche,
Perché? Perché la sanità sta sempre più piegandosi alle logiche del profitto, come diceva giustamente l'altro giorno Gino Strada, l'unica riforma che si può fare nella sanità è abolire il profitto dalla salute, perché finché si piegano le logiche sanitarie e della salute al profitto, è evidente che noi non avremo una sanità di qualità peggiore e un numero crescente di cittadini che non avrà accesso nemmeno alle cure mediche. Gli ospedali di emergenza una volta erano in Afghanistan e in Sudan, oggi li abbiamo a Palermo, li abbiamo in Italia, non li abbiamo chissà dove, nelle aree disagiate del pianeta. E questo è un dato di fatto che ci deve in qualche modo inquietare, ci deve far capire dove sta andando il bene pubblico. E allo stesso modo il destino della scuola è quello di creare una massa di studenti sempre più analitici, sempre più flessibili, sempre meno dotati di strumenti e un personale sempre più dequalificato, sempre più rassegnato, sempre più piegato alle logiche mercantilistiche, laddove appunto la scuola perde la sua connotazione essenziale. La scuola è luogo di sapere, è luogo di sapere critico, è luogo di capacità di ragionamento, è luogo di miglioramento e di tutta la società, non solo di una parte della società. Quello che ha disegnato prima Alessandro è di nuovo un retaggio feudale, cioè si vuole ritornare all'elite che può accedere a certi percorsi, e tutto il resto diventa massa amorfa da poter muovere nel mercato del lavoro, o meglio della disoccupazione e della precarizzazione, con un esercito industriale di riserva che cresce sempre di più e che diventa sempre più ricattatorio nei confronti di quelli che il lavoro ce l'hanno. Perché guardate che la contrapposizione tra garantiti, tra virgolette, e non garantiti sta diventando il leitmotiv del momento, ma anche di una parte dell'intelligenza. Oggi sentivo tra l'altro che quello che era un disegno dell'allora ministro Brunetta, quello di abbattere il confine tra lavoratore pubblico e privato, viene di nuovo ripreso e addirittura, come dire, accentuato nella sua efferatezza. Cioè si sta dicendo sempre di più, e lo sta dicendo anche colui che dovrebbe essere l'innovatore delle forme di governo, che questo diventa discriminatorio, diventa discriminante il fatto che il pubblico sia trattato in un modo e il privato in un altro. Facciamo il licenziamento per tutti, la licenziabilità per tutti, pubblico e privato, però senza neanche gli ammortizzatori sociali, senza neanche il reddito di cittadinanza, così chi scivola fuori dal mondo del percorso del mondo del lavoro si ritrova senza nessun tipo di paracadute, si trova paracadutando direttamente nella miseria, quindi dalla precarietà alla miseria. Allora, quel che vorrei, mi avvio adesso alla conclusione, ma quello che volevo sostanzialmente disegnare in questo mio intervento era che oltre alle specificità degli argomenti che ovviamente toccando scuola e istruzione tocchiamo il mondo, occupiamoci anche di capire nei nostri luoghi di lavoro e di far capire anche a chi ci sta a fianco, ai nostri colleghi, che molto spesso io mi scontro con colleghi a volte davvero che mi sembrano lunari, cioè che sono provenienti o dal mondo delle favole o dal mondo di Heidi o addirittura di un altro pianeta, e non si rendono conto che dietro certi provvedimenti ci sta un disegno ben preciso e o noi questo disegno riusciamo a combatterlo oppure ne veniamo travolti. E allora vorrei concludere un pochino con una nota propositiva, cioè noi da CESP, da Globus, abbiamo un nostro modello di scuola, un modello di scuola inclusivo, un modello di scuola solidaristico, un modello di scuola non egoistico, dove io guardo semplicemente, Dio ti cede, non me ne frega nulla di quello che accade.
accade all'altro che sta accanto a me, oppure io sono docente e non me ne frega nulla di quello che accade all'amministrativo o al collaboratore, perché sto guardando solo me stesso. Noi siamo, appunto, siamo nati proprio sull'abbattimento di questo discrimine come cosa. E allora noi abbiamo un disegno di scuola, che proponiamo al mondo della scuola, al mondo della cultura, al mondo politico, e dobbiamo fare in modo però che questo disegno di scuola emerga sempre di più, perché l'alternativa è davvero la scuola della miseria, la scuola della precarizzazione. E noi quello non solo non lo vogliamo, ma non lo dobbiamo volere per il nostro amor proprio, per il nostro bene, perché altrimenti ne verremo travolti. Quindi dobbiamo proprio far capire che questo obiettivo non è solo un obiettivo politico elevato o alto, ma è anche un obiettivo che, al di là delle ingiurie che ci rivolgono, ci dicono voi siete quelli che volete l'egualitarismo totale, assoluto, bla bla bla, e il merito dove lo mettiamo? Sul merito ha detto splendidamente Anna, ma il merito in una società di diseguali? In una società di diseguali, che cos'è il merito? È semplicemente accentuazione di diseguaglianze, perché poi si traduce in questo. Poi, in un paese come l'Italia, si traduce in forme di clientelismo sbancato. Io vedo tutti i giorni, non voglio citare un caso personale, ma lo faccio solo così, come accenno, vedo una preside, per esempio, che concepisce il merito regalando soldi ai suoi lacchè, cioè più sei lacchè, più sei zarpino, più vali. Persone, appunto, che semplicemente l'unico merito che hanno è quello di dire sempre signor sì, quello è l'unico merito che hanno. Allora, di fronte a questo tipo di merito che vediamo in ambito politico, in ambito culturale, in ambito della comunicazione, abbiamo dei mass media che sono totalmente subiti, proni e flessibili a 90 gradi di fronte al politico di turno. Di fronte a questo io dico mi indigno, con la stessa parola merito, io mi indigno, perché so che quella è una parola mistificante, dove di merito non c'è assolutamente nulla, assolutamente nulla. E allora dobbiamo ricondurre anche con una forma di igiene linguistica le cose alla loro vera essenza. Il merito è lavorare onestamente e criticamente nella propria classe, nel proprio ambito di lavoro, cercando di fare meglio e di portare, come dire, gli studenti a una consapevolezza critica, perché poi quelli sono tra l'altro i cittadini del futuro. E io sono per una scuola che educhi dei cittadini del futuro critici e consapevoli, non delle bestie da somma, flessibili, precarie e stupide, ignoranti, perché quello non serve a nessuno e tantomeno a noi. Allora dicevo, il modello di scuola nostro è un modello diffusivo, solidaristico, non xenofobo, razzista, come invece purtroppo ne abbiamo viste di tutti i colori in questo triste scorcio di ventenne. E allora un'opera che dobbiamo fare è quella del disvelamento, cioè dobbiamo in tutti i luoghi possibili e immaginabili disvelare questo disegno, far capire allo studente, al lavoratore, a colui che, alla famiglia, al genitore, a coloro che usufruiscono di un qualsiasi servizio, di un qualsiasi bene pubblico, che il bene pubblico va salvaguardato con le unghie e con i denti e che una volta perso non lo recuperi tanto facilmente. Ci sono state lotte di milioni di lavoratori che hanno veramente sacrificato la loro vita e gettato, versato fiumi di sangue per conquistare determinati diritti che noi stiamo perdendo attraverso la demagogia più stupida e cretina che si possa immaginare. Se, concludo anche con questa battuta, ma avete sentito cosa vogliono proporre a proposito della forma di governo il Senato? Avete sentito cosa stanno dicendo? Ovviamente molte persone nella loro ingenuità e anche prive di strumenti critici applaudono perché finalmente risparmiamo, ci togliamo un po' di politici intorno, senza capire che quello è un disegno truffaldino.
oltre al fatto che vorrei vedere un Senato dove, con le porte girevoli, dove questi nominati che verrebbero ad assumere nel Senato delle Repubbliche, nella Camera delle Autonomie, sono tutti dei nominati, guardate il Bastino, il Ciamparino, che razza di carriere che hanno fatto, che entrerebbero poi, siccome in Italia le elezioni comunali, regionali, metropolitane sono a piede spinto, entrerebbero e uscirebbero da questa porta girevole del Senato senza neanche garantire un minimo di razionalità, di logica e di, come dire, anche temporalmente qualche minimo di continuità. Quindi il disdelamento, io vi lascio con questa parola, cerchiamo di aprire gli occhi nei nostri luoghi di lavoro, facendo in modo che i nostri colleghi, le persone che ci avvicinano, i nostri studenti, aprano gli occhi su quello che è il disegno che si sta generando sopra la nostra pelle. Grazie. Anche un modulo di iscrizione al sindacato, diciamo, diciamo centro di formazione, come c'è, ma trovate il modulo di iscrizione in questa scuola, perché in realtà sono più forti, riusciamo a far qualcosa e incidere in qualche modo, visto anche la struttura del nostro sindacato e la non parità di condizioni nelle rappresentanze del sindacato, diciamo, almeno di riflettere sulla possibilità di scrivere, poi si può sempre